Riunione dell'Assemblea dei Primi Cittadini al Comune di Siderno, alla presenza del sindaco metropolitano facente funzione Versace e del consigliere delegato Fuda. L'incontro ha concluso il ciclo di appuntamenti programmati sul territorio dell'ente di Palazzo Alvaro, con l'obiettivo di approfondire la proposta definitiva del piano d'ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Abbiamo affrontato in questa assemblea dei sindaci della Locride, che è il terzo, diciamo, l'ultimo degli incontri programmati per illustrare la proposta definitiva del piano d'ambito. Arriveremo in Consiglio metropolitano appunto ad approvare il piano d'ambito definitivo per poi andare verso l'esecutivo, e in questa occasione abbiamo rappresentato quelle che sono le proposte per costruire appunto questa architettura definitiva per il ciclo integrato della gestione dei rifiuti. Dentro questo piano abbiamo questa parte che riguarda l'impiantistica, ma abbiamo anche individuato le aree ottimali di raccolta che, sentendo i territori, appunto, sia quello della Piana, sia quello del Capoluogo che della Grecanica, abbiamo cercato di fare una proposta dove le aree, anziché le tre aree classiche, diventeranno quattro o cinque aree. Insomma, vediamo a seconda della proposta che riusciamo ad elaborare dopo aver dialogato appunto con i territori. Diciamo a recepire al massimo quelle che sono le istanze che vengono dagli territori in generale. È chiaro che non è una situazione molto chiara, è inutile ripetere, diciamo, su quello che già è stato il passato. Bisogna guardare in avanti, e però bisogna guardare in avanti con una prospettiva che onestamente non è chiara a noi come città metropolitana, non è chiara molto più in generale su quello che succederà non soltanto sul piano d'ambito dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda lato idrico. E quindi da questo punto di vista proviamo ora a delineare quella che dovrebbe essere una strategia comune, proprio per cercare di non rincorrere una nuova emergenza estiva. Questo è un po' l'auspicio. E poi c'è un altro tema, un tema che affronterò da qui alle prossime settimane con il mio consiglio metropolitano, perché dobbiamo anche capire cosa fare adesso dell'UPS rifiuti della città metropolitana. I soldi non bastano mai, i soldi sono dei nostri concittadini, non possiamo sperperarli. Da questo punto di vista c'è da fare una valutazione amministrativa, ma anche politica, se continuare a mantenere l'UPS rifiuti in città metropolitana dopo tutto quello che è stato fatto di positivo, e oppure capire appunto se questo, per come sembra, deve essere un servizio che non più indispensabile, non per il nostro territorio ovviamente, ma per quello che è il nuovo piano d'ambito che sta per nascere con questa nuova multi-utility appunto regionale.